anche nel giorno della festa della donna, l'8 marzo, scendete in strada con il camper antiviolenza perché è importante informare anche in questo giorno. Sì, mi veniva in mente una battuta mentre lei mi faceva la domanda del film Io speriamo che me la cavo. Oggi l'uomo e la donna sono uguali, diceva quel bambino in quel film. Ecco, noi siamo qui proprio per ricordare che quella può essere solo una battuta di un film e che la donna particolarmente in questi giorni vada rispettata, vada onorata e vada amata. E che questo non sia amore, quando l'amore è violento, quando l'attività è tutt'altro che una manifestazione di gioia, di affetto, di amore appunto, vada fermata. Chi si ferma a chiedervi informazioni? L'ultima persona con cui ho avuto il piacere di parlare questa mattina mi ha chiesto esattamente la stessa cosa, dice: ma gli uomini frequentano poco questo tipo di manifestazioni? E devo invece rilevare che nell'ordine del 35-40% gli uomini partecipano. Le donne temono sempre un po' le conseguenze della denuncia, ma ad oggi ci sono delle tutele, giusto ricordarlo? Sì, oggi sì, c'è oltre che una tutela, grazie alle ultime riforme legislative, c'è un maggiore e accresciuto interesse sia della magistratura, sia dell'opinione pubblica, sia delle forze dell'ordine che, come nel caso della squadra mobile, che è l'ufficio investigativo della Polizia di Stato, ha un gruppo di soggetti, di investigatori specializzati nei confronti di questo tipo di reati. Si devono rivolgere le donne? Ecco, le donne si devono rivolgere innanzitutto alle istituzioni dello Stato come la Polizia di Stato e poi esistono altre associazioni come l'Associazione Pronto Donna, e di cui abbiamo comunque anche stamattina dei volantini a cui appunto le donne che si trovano in difficoltà o che conoscono donne in difficoltà si possono rivolgere. Ecco, lo slogan è: questo non è amore. Cos'è che non è amore? Non è amore tutto quello che non porta benessere a una donna, non è amore la violenza psicologica, non è amore la violenza fisica, non è amore neanche la violenza economica a cui appunto spesso le donne sono sottoposte.